Allora, come fosse arrivato in paradiso. Era una cosa impressionante perché c'era l'emozione che tu arrivavi là. Don Francesco aspettava innanzi alla grotta che aveva nascita e quindi gonfiato in terra e in coppa che da silici e qui si muoveva e qui cantavano qui dalle tanie tanto lungo e poi un fridenando quando arrivavano qua ho perso la vita ho perso la vita che arrivavano tardi poi perché tanto poi facendo in un'altra maniera la festa. San Michele arrivava a taverna, c'era un predicatore e poi andavano alla chiesa madre. Da celebravano la messa cantata, poi uscivano da volte, facevano di sono un paese o portavano da volta da coppa. E se ragazzi noi volimo San Michele ricorrimo, noi lo chiamo a visitare, la grazia nata fa. Se grazia non mi fai, noi raccano non mi andiamo, noi raccano andiamo a gli fanci, grazie a San Michele. San Michele va in ce tu se puoi, sui campi di battaglia va salve ai figli tuoi. Noi vogliamo la pace da venire, preghiamole tutto uguale e la pace generale. Ci si San Michele si parte, la spada sua si porta, vai a liberare la morte da quei fratelli nostri. Fu dura. Ci piangono madre e padre, frati, sorelle e spose, piangono tutti quanti la loro gioventù, che sta si cantava durante il periodo della guerra. Ma era una cosa generale che quando tornavano, facevano San Michele, cosa tornavano, a pastorire a casa, erano direttamente a San Michele. Ci aveva messo 3 mesi per arrivare, non era partito. Perché poi mi è sbagliato pure la via e erano tornato a Reto una volta, raccontavano queste cose che io non l'ho conosciuto, un cristiano, perché se ne andò poi a fine anni 40, se ne andò in America, no, a fine anni 50. E allora gli arrivavo a mamma o padre, e poi erano mesi di castagne, era novembre. Che Don Giuliano Crisi che era venuto. Allora l'amico, parente, non so ciò che era, dice, andate a bere, che è giunto a San Michele. Allora ci avevano fatto una ruota di castagne e se la stavano mangiando. La mamma dice, capigliamo. E stavamo dicendo, no, quando sì. E corsero con una bottiglia di vino e le castagne. Ma da un po' c'era scuro, mica c'era luce, c'era niente, erano verso mezzanotte, l'11 mezzanotte. E non mi ricordo, dicevo, padre, c'è un cavolo di birra. Ma quando questa cosa mi viene da piangere, e allora dice che gli faceva un trovo senza scarpe. E Giulia le scarpe sue, ma non gli poteva cannolino. Allora se le paghi i calzini e le mise a filo. Facevano le preghiere, facevano braccia e cose, andando a San Michele e poi se ne scesero. Quando le figurarono che sarebbe che guardava l'animale, allora io ero in una grotta di San Michele e a Sant'Angelo gli spezzavano un razzo con un cozzo d'accetta, gli spezzavo. E allora quando fu la notte, questa cosa intorno a tu, io non di San Michele, non ci arrivi. Allora quello voleva dire alla famiglia, perché io ne avevo spezzato un braccio a San Michele, a Sant'Angelo. E allora
E io stia subito in dalla famiglia, ma dice, ma che è successo? No, non mi sento buono qua, mi sento buono là, va buono. Quando fu il giorno di apparsi i pecori, allora magari a sentire, sparò un fulmine e lo fulminavo. No, no, mai, sempre con paura di stare. Senti fatica con Marosa. Con Marosa, con va aspetta che sta tenerezza da salire a cane, da scendere da un ago in mare. Era anziana con Marosa, però poi certe volte la cera era poco. Allora fatica due irita. Secondo era, con va aspetta di essere due irita buoni perché sennò non li trovavo. Perché quando c'era la cera allora veniva carica normalmente, quando invece poi ci voleva qualche chilo non ce n'era, e allora facevano, caricavano la cinta o a 3 chili, o 2 chili, da 2 chili era quella più normale che facevano. San Michele, quando sei pelle sopra sa stella ti voglio amare. Nicola Spagnolo, arrivò una mattina qua a casa mia e mi portò un sacco e c'era dentro questo sacco, dice, guarda, ti ho portato alla statua di Sant'Angelo, dice, e 10 pezzi rotte, era rotta tutta, 10 pezzi, comunque era sfrantumata tutta, ma o era stato un vandalo oppure era caduta, ma più un vandalo che non caduto, e me la portò qua. Non l'ho fatta subito, che non lo so. Poi 2-4-5 giorni prima di andare sulla Grotta di San Michele, mi sono messa la mattina qua, l'ho ricostruita allo stato naturale. Dovete trovare un gesso speciale, perché sennò per poterla portare, naso rotto, comunque, tutto scassato. E la portai allo stato naturale. Cioè, il braccio non c'era, se l'ho rifatto. La spada non c'era, ce l'ho messa. E lo portai a San Michele. Don Pietro, all'epoca c'era Don Pietro del Caldo, come si chiama. E Don Pietro disse, ma come hai fatto papà? Allora, dovete fare tutte le anime dentro. E poi rimetterlo con un cesso speciale. Lo restavo, poi un po' di sopra, un po' di pittura speciale per non farlo macchiare. Dai, preparai stesso io. Comunque. Allo stato uguale come era prima, ripeto, è bello andare, guarda, è un'emozione grande stare in quella grotta lì. Io ci lavorai 3 giorni, mi devi credere, fu le più belle giorni della mia vita, perché facevo qualcosa di bello, come ci fosse stato vicino a me qualcuno, ero solo che lavoravo, non c'era nessuno che mi veniva a aiutare nessuno, era una cosa, ma non si può raccontare, che gioia era. Lavoravo come c'era qualcuno dietro di me che mi guardava. Vabbè, per dire, con quella cosa di fare, capito? Che poi un'ora e mezza per arrivare, un'ora e mezza per ritornare, solo. Dovevo portare un secchio gira di roba, che pesava 30 kg. Solo io. I francesi c'erano poco nano che faceva pecore. E mi tentavo da te, Faroggio, una squadra che arrivavano con un stornardo. Erano un kit militare, bandito, come erano vestiti una volta, no? Che venivano a bruciare casette. Ci caresse il pastore, disse, vuoi San Michele? Disse, io la mina e tu portala. Qua a Fionda. Da noi c'erano i giorni, le cose, facevamo dei sugaretti. Quei sugaretti, ci mettevi i predetti. Facevo così. E poi menavi. Ma erano lontano. Allora... A mente che arrivare in tavola di Faroggia, si spezzò San Nardo per Mienzo, che ci arrivò sta pietra. Allora, e di su capo la battaglia, la squadra. Tornamone da che su, e mezza cosetta. Mezza cosetta, è San Michele. Dicevano loro, perché San Michele, vedete che tenne le cose da qua. E si tornerà a rete. Thank you.
Sant'Angelo chiamavano Masciatarlo di Dio, era quello che saliva e scendeva dal cielo, dicendo Sant'Angelo ripeta, era Masciatarlo di Dio. A che dopo si mette io un concerto, ma Michele Pellegrino, concerto di che sei, no? E Rocchi di Pottolone, lo vercio. Allora Pedro con pannole, fole, Pedro lo compra su la spalla o portare da coppa. Allora cominciare a scavare e facciare quello che era, perché un coso, un muro era caruto e non ci poteva passare. Allora loro, secondo il terzo, hanno chiesto come fu fatto, non lo so, cari Cicapichelli, che hanno avuto, non so, queste cose non lo so, no? Però io loro, e dietro tutti i giorni, da per parecchi giorni, per scavare tutto, che da roccia, però erano pure la gente parecchia a aiutare, non solo loro lo facevano, ma era volontà, non era cari giovani pagavano, facevano tutto a volontà loro, con buono pulito, allora faceva. Eppure tanto, ogni tanto, si organizzava e conciava la via per dire a San Michele. Non è come a Mucca, non ci vai quasi nessuno. E allora così fu fatta. E fu fatta, sa, un poco come la galleria, vedi che c'è come la capanna capace di andare pigliando San Michele. Ma chi lo guarì un muro, come faceva un muro? E la fortuna che si mettevano d'accordo loro, e lo portavano da. Solo con l'uomo friggiano giù. I canti storici, canti popolari, caselle, cantavano sempre a San Michele, quando si è bello, la cappella, cantavano tutti, però c'era una cosa, c'era un'altra cosa, erano più gente che cantava prima, ora sono due persone che cantavano, prima erano tutti, cantavano tutti uomini, femmine, tutti cantavano tutti, poi si andava con un'altra armonia, c'era un'altra fede, arrivava e dava come se fosse arrivato in paradiso. Era una cosa impressionante perché c'era l'emozione che tu arrivavi là. Il giorno di San Michele tutti venivano a fare la visita a Dangoppa. Era la gita fuori porta. Dopo mangiato, salivano tutti a San Michele. San Michele faceva una cura da qua, andava a Dangoppa. San Michele, la donna ha chiesto a San Michele, la gente era tutti cose di sera. Erano scouse, senza niente, scouse, di fede. Sai perché si è persa la fede? Sai perché è successo questo fatto qua? Che la mano di Dio è grande, abbiamo esagerato tutto, benessere, non abbiamo più fede, non si voleva bene ciò, prima si voleva la gente, si voleva bene. Sai, è vero, troppo egoismo, invidia. Prima, ma siamo tutti sempre lì, siamo sempre insieme, tutto quanto, ma ognuno vi fate loro. E c'era che un muraglione, da auto, noi eravamo piccoli, salivamo da un coppia, ne facevano per un mare che era lontano, e da un coppia era prima, pure arrivare il mare tante volte. Desidere sia un vindice tu vuoi al prendere degli arcangeli volti gli affetti tuoi, che tardi corri in vittori nell'antro avventurato, prega che il gran miracolo non ti sia mai negato, chi te lo non c'è parlando lo gli ha fatto, lo gli ha scritto. Quando San Michele, prima, che tu era pigliato il giradice, e suo postero andava, lontano dice e batte, suo postero. Allora, ieri per pochi giorni dopo, non c'era il San Michele, è tornato tutto al posto suo. Ma fuori i munici che in coppa abbazia c'erano un commento, che la chiamavano abbazia in coppa a Montagna di Pittere. Oppure, se ne io San Michele che non c'è voluto, è tornato tutto in grotta sua. Ma è di casette. Vai se c'è lì e poi morgerate a visitarlo. La pietra era una pietra benedetta, perché per cento di quella non si poteva celebrare. Là sopra bisognava poggiare il calice
quando c'era il momento della consacrazione, e quindi bisognava portarlo. Portavano la pietra, portavano un poco di anice, perché cosa era vivo, casolavano. In sacrestia poi viene fatto una specie di gabinetto, che era tra due pietre, così era. Ti avevano fatto un tavolone, non so che ce l'aveva fatto, però sul povero prete, che l'altro ci potevano trasferire.